io amo stare qua, perché in questo momento vivo il senso totale della vita, proprio in tutti i sensi. Susy Mariniello ha deciso di fare la maestra, ma il suo è un lavoro del tutto particolare. Non ha un'aula, una cattedra, dei banchi. Lei insegna nel pediatrico Meyer di Firenze e i suoi alunni seguono le sue lezioni dai loro letti o nelle camerette dell'ospedale. Qui incontro storie che si compiono comunque, al di là di quello che io posso offrire loro. L'idea era quella di provare ad apportare qualcosa di nuovo sia nella mia vita lavorativa che nel percorso che poi di fatto i bambini svolgono. Le malattie rischiano di spegnere i sorrisi di molti bambini che purtroppo non possono imparare tra i banchi di una scuola come i loro coetanei. Per le lunghe degenze sono costrette ad acquisire i primi insegnamenti tra le mura di questo ospedale. Al mattino facciamo il giro dei reparti, rivolgendo direttamente ai caposala quali sono i bambini che oggi potrebbero far scuola. Di solito si segnano gli assenti, noi invece segniamo i presenti. Ci si pone in risposta ai loro bisogni, in ascolto e nel massimo rispetto. E da lì poi si monta insieme a loro. È una magia che si compie, comunque, perché loro ti danno la chiave per entrare se chiedi loro il permesso. Per insegnare ai bambini ci vuole pazienza ed amore, ma qui certe volte non bastano, serve anche una grande forza d'animo. Io svolgo un lavoro che amo fare, torno a casa, sì, affaticata dai dolori, ho accolto i dolori, ho accolto le paure, ma ho accolto anche le gioie e le conquiste. E quando vedi quegli occhi dei bambini che sono innamorati di quello che fanno, perché l'hanno conquistato con la massima forza, e questo... Quando esco e chiudo la porta, mi prendo un attimo per me. Qui attorno ci sono tanti di quegli spazi bellissimi che rigenerano. Non nego che ci sono dei momenti nei quali farsi condurre dal trasporto emotivo, specie in situazioni in cui si fanno difficili, no? Però questo mestiere ci insegna anche la potenza delle gioie, le più piccole, che spesso e sicuramente prima di entrare qui ignoravo o sicuramente valutavo in maniera più superficiale. Susy non cambierebbe il suo lavoro per nessun altro al mondo. A darle la forza ogni giorno sono proprio loro, i suoi allievi. Qui si vive veramente una potenza meravigliosa e non ho scordato lo sguardo di nessuno dei miei alunni. I bambini sono straordinari, sono loro, veramente hanno la facoltà magica di compiere balzi incredibili. E io di questo sono innamorata.